Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Emma Bonino interviene sul MES e dice: a metà luglio presenterò in Senato una risoluzione sull'utilizzo immediato del MES. Chi mi verrà dietro non lo so, ma non vedo neanche margini per cui questo documento possa essere escluso. Lo dice la leader di Più Europa, Emma Bonino, a margine dell'Assemblea nazionale del partito, e dice: questo governo sopravvive grazie alla condizione di essere immobile, di non decidere niente per tensioni interne alla maggioranza, mentre sappiamo tutti quello di cui ha bisogno il paese. Nessuna decisione viene presa e tutti i problemi incancreniscono, quelli economici, quelli sulla giustizia, sull'integrazione, tutto fermo pur di sopravvivere. Penso, dice e prosegue la leader di Più Europa, che così finiamo contro un muro e sarà ancora peggio se non ci attrezziamo e ben utilizzare i fondi che arrivano dall'Europa. Questa è l'altra cosa che mi spaventa. Queste cifre arriveranno, ma noi non abbiamo ancora un piano nazionale di riforme. Spero vivamente che non si voglia continuare con la politica di bonus e sussidi portata avanti in questi anni e che si dimostra fallimentare, dice Emma Bonino. Parla chiaramente del reddito di cittadinanza, misura fallimentare che ci costa 7 miliardi all'anno, più di 500 milioni al mese, e che Gualtieri avrebbe deciso di confermare, ma di cancellare quota 100, di confermarla perché è il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, quindi una mossa elettorale che non si può cancellare. Quindi un paese che va avanti per benefici elettorali e non per quello che serve realmente al paese. Ma questa decisione di Bonino a luglio mettere una risoluzione sull'utilizzo immediato del MES andrebbe a sostituire la votazione del MES che dovrebbe fare Conte ma che continua a rimandare. Quindi con questa risoluzione, con la votazione, si potrà veramente realmente vedere in Parlamento, in Senato, che cosa si vota sul MES, e lì Conte dovrà poi prenderne atto della votazione, di quello che ne uscirà. Eventualmente da una cosa del genere si può dare anche le dimissioni come capo del governo se realmente non c'è una maggioranza, ma vedremo quello che succede. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.